E per qual ragione? Io? Io sono il marchese di Forlipopoli. E io sono il conte d'Alba Fiorita. Ah sì, conte. Contea comprata. Io ho comprato la contea quando voi avete venduto il marchesato. Ma basta! Io sono in questa locanda perché amo la locandiera. Tutti lo sanno e tutti devono rispettare una giovine che piace a me. Questa è bella, eh? Voi vorreste impedire che io amassi Mirandolina? Perché credete che io sia in Firenze? Perché credete che io sia qui, in questa locanda? Bene, bene! Voi non farete niente! Ma io no e voi sì! Io sì e voi no! Io sono chi sono! Sì, non spiantate! Mirandolina ha bisogno della mia protezione! Mirandolina ha bisogno di denari, marchese, non di protezione! Denari? No, no, non ne mancano! Lo sa quanto spendo io al giorno? Uno zecchino d'oro! Io quello che faccio non lo dico! Non lo dice lei, ma lo dicono gli altri! I camerieri lo dicono, parlano di 3 paoletti al giorno, forse 2 paoletti al giorno, o 1 paoletto al giorno! Ma Fabrizio! Eccomi, signore! Signore! Ma chi t'ha insegnato la creanza? Oh, la perdoni! Come sta la padroncina? Sta bene, illustrissimo! È alzata dal letto! Illustrissimo, sì! Ah, sì, no! Che cos'è questo illustrissimo? È lo stesso titolo che ho dato anche a quell'altro cavaliere. Oh, fra lui e me vi è qualche differenza? È vero. Me ne accorgo nei conti. Fabrizio, lo sai che differenza passa tra me e il signor Marchese? Cosa vorreste dire? Ecco, ti dono uno zecchino. Ah, grazie, illustrissimo. Ora fa che anche egli te ne dia un altro. Marchese? Eccellenza? Ma va via! Ma via tu! Io non getto il mio come i pazzi! Illustrissimo, il cielo la benedica. Arriverisco. Eccellenza? Forte il suo paese, non vogliono essere titoli per farsi stimare. Vogliono essere quattrini! Maledetto conte! Con questi suoi denari mi ammazza! Voi credete di soverchiarmi con i regali, eh? Ma non farete niente! Il mio grado val più di tutte le vostre monete! Io non apprezzo quel che vale, ma quello che si può spendere. Oh, spendete pure a rotta di collo! Mirandolina non fa stima di voi! Oh, voi credete che con la vostra gran nobiltà possa essere da lei stimato? Denari, ci vogliono denari! Ma che denari? Farsi portare rispetto bisogna! Ma quando ci sono i denari il rispetto va da sé, ma voi non sapete quello che vi dite! Nintendo me lo dico! Cose! Questo rumore! Il conte disputa con me sul merito della nobiltà. No, io non disputo sul merito della nobiltà, sto solo dicendo che per risolvere alcuni capricci hanno da essere denari. Ma perché questa discussione? Perché? Il signor Marchese è innamorato della locandiera. Sì. Lo sono anch'io, assai più di lui. E va da sé. Una donna vi altera. Sì. Vi scompone, sì. Una donna. Io non le ho mai amate. Non l'ho mai stimato. Io ho sempre pensato che la donna fosse per l'uomo un'infermità insopportabile. Ma in quanto a questo poi Mirandolina ha un merito straordinario! Ma cosa può avere mai di stravagante costei? Sono in questa locanda da 3 giorni e non mi ha fatto specie veruna. Guardatela bene e vedrete ci troverete del buono. Pazzia, l'ho veduta benissimo. Una donna come le altre. Io sono sempre stato solito trattar donne, si intende. E nonostante le lunghe spese che io ho fatto per lei, nonostante il lungo corteggiamento, non ho potuto toccarla neanche con un dito. Cavaliere, neanche con un dito. Neanche con un dito. Arte! Arte sopraffina. A me non la farebbe. Guardate, non è incantevole. Mi inchino a questi cavalieri. Chi mi domanda di lor signori? Io vi domando, Mirandolina, ma non qui. Dove, eccellenza? Nella mia camera. Ah, se vorrà qualcosa verrà il cameriere a servirla.
Mirandolina, io le parlerò in pubblico. Non le farò la mala creanza di invitarla in camera mia. Vede questi orecchini? Le piacciono? Belli. Sono diamanti? E lei è di più belli al tocco. Sì, ma questi sono alla moda. Sì, li conosco, me li intendo anch'io di diamanti. Ecco, allora io vi dono il gioiello. Signor Conte, davvero non posso, grazie. Se voi li rifiutate, voi mi disgustate. Prendete gli orecchini. Non so che dire. Per non disgustare, signor Conte, li prenderò. Se altro non mi comandano? Sì, comando io. Padrona? Sì? La biancheria che mi avete lasciato in camera. Mm-hmm. Non mi gusta, cambiatela. Se non avete di meglio, provvederò da solo. Signore, ve ne sarà di meglio. Sarà servita. Mi pare possa chiederlo con un poco più di gentilezza. Dove spendi i miei denari non faccio complimenti. Lo perdoni, Mirandolina. Egli è nemico giurato delle donne. Non ho bisogno di essere compatito. Povere donne, cosa le hanno fatto? Perché così crudele con noi, signor cavaliere? Basta. Con me non vi prendete più confidenza di così. Cambiatemi la biancheria. Amici, schiavo. Se va. Lo perdoni, Mirandolina, qui non tutti conoscono il vostro merito. Sono così stomacata che ora lo licenzio. Ma sì, 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 e se non vuole andarsene, ditelo a me, eh? Lo farò partire immediatamente. Fate uso della mia protezione. E per tutti i denari che avrete da spendere pagherò io, eh? E fate partire anche il signor Marchese, vi prego, pagherò tutto. Grazie, grazie. Ho tanto spirito che basta per dire a un forestiero che non lo voglio. Giusto. E circa l'utile, la mia locanda non ha mai camerinozzi. Giusto. Illustrissimo? Sì. C'è uno che la domanda. Uno che mi domanda, uno chi? Credo sia un legatore di gioie. Un legatore di gioie? C'è un legatore di gioie? Sì. Un legatore di gioie. Mirandolina, giudizio. Qui non state bene. Ah, ma certo! È un ragazzo. Mi deve far vedere un gioiello di diamanti. Mirandolina! Sì? Quegli orecchini voglio che li accompagniamo. Signor Conte, davvero grazie, ma... No, voi meritate di più, molto di più. E io i denari non li stimo, non mi interessano. Per niente. Arrivederci, signor Marchese. Mirandolina, la rive risco. Signor Conte, maledetto. Oh, Mirandolina, io crederei farmi un'ingiuria obbligandovi con i donativi. Ma sicuramente il signor Marchese non mi ha ingiuriato mai. Oh, tali ingiurie mai ve le farò. Lo credo sicurissimamente. Ma dove posso? Comandatemi. Bisognerebbe capire in cosa può vostra eccellenza, no? In tutto. Provatemi. Verbi grazie in che? Avete un merito che sorprende! Troppe grazie, eccellenza! Io direi quasi uno sproposito, ma le direi quasi la mia eccellenza! Perché, signore? Ma qualche volta mi auguro di essere nello stato del conte. Per via dei suoi denari, forse? Ma che denari? Non li stimo un fico! Se fossi un conte ridicolo come lui! Cosa farebbe? Mi sposerei! Mi sposerei! Che hai mai detto? L'eccellentissimo signor Marchese mi sposerebbe. Eppure se volesse farlo ci sarebbe una piccola difficoltà. Non lo vorrei. Dai, l'arrosto mi piace, ma del fumo non so che farmene. Se avessi sposato tutti quelli che han detto volermi, avrei tanti mariti. E questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente? È nemico delle donne? Non le può vedere? Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che ci sappia fare, ma la troverà. E chissà che non l'abbia già trovata. Io con questi mi ci metto di picca. Quelli che mi corrono dietro mi annoiano. La ricchezza? No, non fa per me. La nobiltà? La stimo e non la stimo. Di maritarmi? Non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno. Vivo onestamente, mi godo la mia libertà, tratto con tutti, non mi innamoro mai di nessuno. Io voglio burlarmi di queste caricature, di amanti spasimati, dei cuori duri, barbari, che sono nemici di noi, che siamo la più bella cosa che abbia mai fatto al mondo, la meravigliosa madre natura. Ehi, padrona! Il cavaliere di Ipafratta, grida della biancheria, dice che è ordinaria e non la vuole. Sì, lo so. Ah. Sì, l'ho detto anche a me e voglio servirlo. Bene, allora lasciatemi la roba fuori così che io la possa portare. Andate.
Gliela porterò io. Voi? Sì, io. Bisogna che vi prema molto questo forestiere. Tutti mi premono. Badate a voi. Sì, ma si è sempre costumato che il forestiere mi serva io. Voi con i forestieri siete un poco troppo ruvido. E voi un poco troppo gentile. So quel che fa, Fabrizio, non ho bisogno di correttori. Bene, e allora provvedetevi di cameriera. Fabrizio, ma è disgustato di me. Ricordate quello che disse a noi due vostro padre, prima che egli morisse? Sì, me lo ricordo. Quando mi dovrò maritare, mi ricorderò di quello che mi ha detto mio padre. Però ho la pelle delicata e certe cose non le posso soffrire. Che credi tu che io mi sia, eh? Una civetta? Una frasca? Una pazza? Cosa voglio fare io dei forestieri che vanno e che vengono? Se li tratto bene, Fabrizio, lo fa per mio interesse, per tenere in credito la mia locanda. Di regali non ho bisogno. E per fare l'amore uno mi basta, quello non mi manca. Conosco il merito e so quello che mi conviene. Quando mi dovrò maritare, mi ricorderò di quello che mi ha detto mio padre, eh? Chi mi ha servito bene non potrà lagnarsi di me. Conosco il merito, ma io non sono riconosciuta, Fabrizio. Intendetevi se potete, eh? Chi può intenderla? Ora pare che mi voglia, ora che non mi voglia. Dice che non è una frasca, però vuole fare a modo suo. Non so che dire. Ella mi piace. Accomoderei con ella i miei interessi per tutta la durata della vita mia. Ma bisognerà chiudere un occhio, lasciar correre qualcosa. Finalmente i forestieri vanno e vengono. Ma io resto sempre. Il meglio sarà sempre per me. Siena, 1 gennaio 1753. Amico carissimo, la tenera amicizia che a voi mi lega mi rende sollecito avvisarvi essere necessario il vostro ritorno in patria. È morto il conte Manna. Povero cavaliere, mi dispiace. Ha lasciato la sua unica figlia nubile erede di 150.000 scudi. Tutti gli amici vostri vorrebbero che toccasse a voi una tal fortuna, vanno vaneggiando, non s'affatichino per me. Sanno perfettamente che io non voglio donne, questo mio amico che lo sa meglio di chiunque altro, mi scoccia peggio di chiunque altro. Moglie a me, piuttosto una febbre a 40. Perché vi è rivale in amore, è vergogna. Un cavaliere della vostra sorte, innamorarsi di una locandiera, un uomo savio come siete voi, correre dietro una donna. Cavaliere mio, costei mi ha stregato. Ma quali stregamenti? Ma cosa vuol dire poi che io non posso essere stregato? I loro vezzi consistono nelle loro lusinghe. E chi ne sta lontano come ne fui io? Non rischia che si lasci ammaliare? Basta, ci penso e non ci penso. Quello che mi dà fastidio, che mi inquieta, è il mio fattore di campagna. Perché vi ha fatto qualche porcheria? Mi ha mancato di parole. Mi dispiace. Fabrizio! Eccomi lo stesso. Può portare un'altra cioccolata? Ah,
per... Eh sì! Non ce n'è. Oh. Mi dispiace. Ci contenteremo di questa. Grazie! Grazie. Resterò senza. Questo mio fattore di campagna, come io vi diceva, avrà promesso mandarmi col corriere 20 zecchini. E li manderò un'altra volta? Eh sì, ma non me li ha mandati. Un'altra volta? Sì, ma... Dio, come buona. Grazie. Il punto sta che sono in un grande impegno, non so come fare. Voi avreste difficoltà per 8 giorni di farmi il piacere. Non ne ho. No. Ne aspetto. Oh. Non ne ho. Ma no, dai, non mi darete di intendere di essere senza denari. Tutte le mie ricchezze? Le volete vedere? Ah, sì. Eccole qua. Ah, questo qui è uno zecchino d'oro. Anche l'ultimo. Ecco, prestatemi questo. No, poi rimango. No, ma di che mi ragnate? Ve lo renderò. Prestate. Grazie. Ho un affar di premura! Ho un affar di premura! Perdonate, obbligatissimo per ora, obbligatissimo! Ci rivedremo a pranzo, vero? Voi verrò a pranzo con voi? Mi inviterete a pranzo? Finalmente uno zecchino! Eccomi, signori, eccomi! Voleva frecciarmi 20 zecchini e poi si contenta di uno. Anche se non dovesse restituirmelo, perlomeno me lo sarò levato di torno. No, mi scoccia di più che mi abbia finito la cioccolata. Che indiscretezza. Permetti, illustrissimo? Che cosa volete? Ecco qui della biancheria migliore. Mettetela là. La supplico almeno degnarsi vedere se le dà nel genio. Non pretendevo tanto. Questa biancheria l'ho fatta per personaggi di merito. A qualcun altro non la darei. Le solite lusinghe. Ma servi? Tela di Fiandra. Quando si lavano queste si lasciano andare. Non la insudiciate per me. Per un cavaliere della sua qualità non guardo queste piccole cose. Mettetela via. La porto in camera sua. Come volete. Mangerò quello che c'è. Se le piace più una cosa rispetto a un'altra, lo dica con libertà. Se vorrò mangiare qualcosa di particolare, lo chiederò al cameriere. Gli uomini in queste cose non hanno l'attenzione e la cura che abbiamo noi donne. Se volesse un intingoletto, una salsetta, favorisca di dirlo a me. Senta, neanche per questo verso riuscirà a fare con me quello che ha fatto al conte al marchese. Che ne dice della debolezza di quei due uomini? Vengono alla locanda per alloggiare e pretendono poi di fare all'amore con la locandiera. Noi abbiamo ben altro in testa che dar retta alle loro ciarle. Se li trattiamo bene, lo facciamo per il nostro interesse. Io poi, principalmente, quando vedo che si lusingano, rido come una pazza. Brava! Mi piace la vostra sincerità. Non ho altro di buono che la sincerità. Però con chi vi fa la corte sapete fingere come. Io? Fingere? Domandi un po' a quei signori che fanno gli spasimati per me se ho mai dato loro qualche segno d'affetto. Non li strapazzo, il mio interesse non lo vuole. Come non sopporto gli uomini effeminati e come aborrisco le donne che vanno dietro agli uomini. Mi guardi, mia cavaliere. Non sono una ragazzina. Ho qualche annetto, le mie buone occasioni le ho avute, ma non mi sono mai voluta maritare. Perché? Perché? Perché stimo infinitamente la mia libertà. Libertà. Brava. Ecco un gran tesoro, la libertà. Tanti la perdono scioccamente. A moglie, vostra signora illustrissima? Non voglio donne. Bravo, si conservi sempre così. Guardi le donne, non tocca a me dirne male. Siete la prima donna che sento parlare così. Le dirò, noi locandiere vediamo e sentiamo certe cose che... Capisco gli uomini che hanno paura del nostro sesso. Con vostro permesso. Avete premura? Non vorrei esserle d'incomodo. No. Mi divertite. Vedi, così fa con gli altri. Mi trattengo qualche momento. Sono piuttosto allegra, dico qualche barzelletta. E subito se ella mi intende, mi fanno i cascamorti. Perché avete buone maniere, si innamorano.
Guardi che debolezza. Innamorarsi subito di una donna. Questa non l'ho mai potuta capire neanche io. Questo è il vero parlare degli uomini. Mi dia la mano, signor cavaliere. Si degni, sono pulita. Questa è la prima volta che ho tra le mani un uomo che la pensa veramente da uomo. Via, va. Sì, perdoni la mia indiscretezza. Come mai tanta parzialità per me? Perché so che con lei, insomma, posso star tranquilla, che non faccia cattivo uso delle mie attenzioni e non mi tenga in qualità di serva. Certo, se avete da fare andate, eh? Non restate per me. Ora vado, ad attendere alle mie faccende di casa. Sono queste le mie passioni, i miei amori. Se comanda qualcosa le manderò al cameriere. E se verrete anche voi qualche volta a me farà piacere. In realtà io non vado mai nelle camere dei forestieri. Ma da lei qualche volta ci verrò. Da me? Perché? Perché ella mi piace assai. Ti piaccio io. E sa perché? Perché non è di quelli che si innamorano. Mi caschi il naso se avanti domani non li innamoro. Alla larga! Questa sarebbe capace di farmi cadere peggio di chiunque altro. Per un poco di divertimento mi fermerei con lei, piuttosto che con un altro, ma per fare l'amore, perdere la libertà. Non c'è pericolo. Pazzi quelli che si innamorano. Attenzione, e bisogna piegarlo bene, a ciò non si guasti. Ecco, così. Mirandolina? Sì. Tenete. Sì, lo metto in camera vostra. No. Mettetelo nella vostra. Ve lo dono. Signor Marchese, davvero. Ma tant'è, ve lo dono. Sì, ma non lo voglio. Ma non mi farete andare in collera? Io non faccio andare in collera nessuno, a ciò lo prenderò. Mirandolina, eh? Io cercavo voi. Sì. Mostrate al conte il fazzoletto. Guardi, signor conte, che bellissimo fazzoletto mi ha fatto il signor Marchese. Bellissimo fazzoletto. Bello, bravo. Bel regalo, signor Marchese. Niente bagatelle! Mettetelo via! Quel che fa non sa da sapere! Ah, non sa da sapere, ma me lo fa mostrare, sì. Va bene. No! No! Messo lì lo manderete a male! Metterò nella bambagia, perché non sa mai. Mirandolina, osservate con attenzione questo piccolo, modesto, gioiello di diamanti. Bello! È il compagno degli orecchini che vi ho donato prima. Ancora più bello. Ora, per donarvi il fornimento compagno, io vi regalo il gioiello. Non lo voglio, grazie. Ma non mi farete questa mala creanza, Mirandolina, prendete il gioiello. Di male creanze non ne faccio nessuno, perciò lo prenderò. E voilà. Signor Marchese, le piace? Bello. Questo gioiello galante, Ma... fazzoletto nel suo genere, più di buon gusto. Ma da genere a genere vi è proprio una bella differenza. Una bella cosa, vantarsi in pubblico di una grande spesa. Ha parlato quello che fa i regali in segreto. Conte, me la pagherete! Sì. Io sono chi sono e non mi si tratta così. Mirandolina, tenetelo caro quel fazzoletto, ma caro. Anche fazzoletti di quella sorta non se ne trovano. I gioielli, i diamanti. Nel carbone si trovano i diamanti, ma provate a trovare un fazzoletto di quella sorta nel carbone. Guarda, io so chi sono, non mi si tratta. Guarda, ci sono i
tutto matto il Marchese. Vabbè. Io andrò nella mia camera. Sì. Vuole una mano d'apparecchiare la tavola? Ma signor Conte, no, grazie. Vada nella sua camera. Due mani ad apparecchiare. Ehi, vada nella sua camera. La mia camera. Che tra l'altro è una bellissima tela di Fiandra. È bellissima. Si sbalcisce subito. Con tutte le sue ricchezze e con tutti i suoi regali non riuscirà mai ad innamorarmi. E molto meno riuscirà il signor Marchese. Qualcuno ha detto Conte? No, ha detto Marchese. Eccolo! Ecco, no! Se dovessi scegliere uno di due, certamente sceglierei chi spende di più. Ma non mi preme né l'uno né l'altro. Perché io sono d'impegno di far innamorare il cavalier di Ripafratta. E non darei un tal piacere nemmeno per un gioiello il doppio più grande di questo. Mi proverò. Sì, mi proverò. Dai. Possibile, io non ceda. Chi è quell'uomo che sappia resistere a una donna quando le dà il tempo di far uso dell'arte sua? Chi fugge non può dire di essere vinto, ma chi resta, chi ascolta e se ne compiace, deve prima o poi, a suo dispetto, cadere. Se comanda in tavola. Si pranza così presto. Il conte d'Alba Fiorita trepitava affinché venisse servito il primo, ma la signora padrona ha insistito affinché si desse in tavola prima vostra signoria illustrissima. Sono tutti innamorati di Mirandolina. Farebbe ridere che innamorasse me. Vostro permesso, lasci che abbia l'onore di metterlo in tavola con le mie mani. Non tocca a lei servire. Sono io una signora? Sono una serva di chi favorisce venire alla mia locanda. Che cos'è questa vivanda? È un mentingoletto fatto con le mie mani. Sarà buono. Finché l'avete fatto voi, sì, sarà buono. Troppe grazie. Bramerei sapere se le dà nel genio. Adesso? Subito. Buono. Prezioso. Non riconosco il sapore. Queste mani sanno fare delle bellissime cose, signor Cavaliere. Bere, bisogna bere. Dietro questo piatto bisogna berlo buono. Ah, vino di Borgogna. Borgogna, il vino migliore per passeggiare. Siete di buon gusto in tutto. Poche volte mi inganno. Ma vi ingannate su di me. Perché? Nel credere che io meriti di essere da voi distinto. Signor Cavalieri. Cosa sono questi sospiri? Le dirò, di attenzione ne uso con tutti. Mi rattristo quando non ci sono che ingrati. Di me non avete a che dolervi. Infatti non la intendevo. Alla salute. Obbligatissima. Mi onora troppo. Questo vino è prezioso. Il vino di Borgogna è la mia passione. Volete un sorso? Non so che dire. Riceverò le sue finezze. Prendo un bicchiere. No, lasci, devo da questo. No. Mi ci sono servito io in quello. Verrò la sua bellezza. Ah, Galeotta. Se lo sapessero il signor Conte e il signor Marchese, poveramente. Perché? Perché 100 volte mi hanno invitato a mangiare e a bere e io non ho mai voluto. Via, sedetevi. Per servirla. Prendo una sedia. Ciò che dà piacere al signor Cavaliere, eh? Siete troppo buona. Di questo brindisi alle donne non ne tocca. Perché? Oh,
perché lei le donne non le può vedere, si mantenga sempre così. Mirandolina. Sì. Io non vorrei che voi mi faceste mutar natura. Io? Come? Voi siete la prima donna con cui ho la sofferenza di trattare con piacere. Alle volte si danno questi sangui che si incontrano, questa simpatia. Si dà anche alle persone che non si conoscono. Anch'io per lei provo qualcosa che non ho mai provato per nessuno. Mirandolina, io ho paura che voi vogliate farmi perdere la mia quiete. Ah, se un uomo savio operi da suo pari. Se me ne accorgo io qua non ci vengo più. Anch'io non voglio farmi tentare dagli uomini, molto meno da quelli che hanno in odio le donne, e che forse per provarmi e burlarsi poi di me vengono qua con un discorso tutto nuovo a tentarmi. Oh, favorisco un altro poco di Borgogna, forza. Via, via, basta, cambiamo discorso. Basta. Bene, e la non beve? Sì, sì, meglio ubriacarsi. Signor Cavaliere, tocchi. Che vivano i buoni amici! Che vivano! Che viva, che si vuol bene, senza malizia, tocchi! Evviva! 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 Sono fianco io che viva! Signor Marchese, no, come? Perdonate, amico, ho chiamato, non c'è nessuno! Con il vostro permesso vi lascio soli? No, io! Signor Marchese, con lei io non mi permetterei mai! Perdonatemi, credevo foste solo, eh? Mi rallegro nel vedervi accanto alla nostra adorabile padroncina. Che dite, eh? Non è un capo d'opera? Signor Marchese, ero qua per servire il signor Cavaliere. Sì. Mi sono sentita un po' male e mi ha soccorso con un poco di Borgogna. È Borgogna quella? Sì. Ma sì, di Borgogna? Di quello vero? Sì. Ma io me ne intendo! Lasciate che lo senta, vi saprò dire se è o se non è! Faccia un bicchiere! Sì. Mi raccomando, non tanto piccolo il bicchiere! Il Borgogna non è un liquore per giudicarne, bisogna berne a sufficienza, berne! Più? C'è questo. Licenza del signor Cavaliere, assaggi anche questo intingolo a questo punto. Questo qui? Grazie, sì, volentieri! Oh, l'avete fatto voi? Sì, oh, benissimo, benissimo! Forza! La forchetta, la forchetta! Io sto meglio. No, no! No, aspettate, aspettate ancora un attimo, Mirandolina! Cosa volete da lei? Voglio farvi assaggiare un gocciolino di vin di Cipro, che da che siete al mondo non avete sentito il compagno. Ho piacere che Mirandolina lo senta e dica il suo parere. Via, ecco. Con piacere, signor Marchese, restate. Me lo comanda? No, ve lo dico. Obbedisco. Restate. Che profumo. Che intingolo. Cosa porre. Quanto buono. Salute. Che ve ne pare? Non capisco. Un attimo. Vediamo. Il mio vino di Cipro! Dov'è? Dov'è questo vino di Cipro? Ce l'ho qui! L'ho portato con me! Ma è di quello, eh? Eccolo! A quanto vedo non vuole che ci vada la testa al suo vino, eh? Questo qui, no, questo qui bisogna berlo a gocce, come lo spirito di Melissa.
tre bicchierini puliti, piccoli, mi raccomando, piccoli, piccoli, più piccoli, più piccoli, ancora più piccoli, più... Uno, due, tre. Oh. Basterebbe odorarlo, eh? Sì, ha un odore che consola, che nettare. Oddio. Mirandolina. Ambrosia. Cavaliere. Manno. Distillato. Che ne dite di questa porcheria? Lavatore di fiaschi. Ebbene, che ne dite? Ah, buono, prezioso. Mirandolina, mi piace. No, non posso dire che sia buono, non l'ho neanche assaggiato. Lodo chi sa fingere, ma chi sa fingere in una cosa sa fingere in tutte le altre. Mirandolina, voi di questa sorta di vini non ve ne intendete? Ah, il fazzoletto che vi ha donato, quello lì sì, l'avete conosciuto, vi è piaciuto, ma vi dicipro proprio, no, non lo conoscete, no? Dio come si va? Io non lo farei. Direi tanto se ne disprezzare le donne. Il vostro è vincere tutti gli uomini. Tutti no. Tutti sì. Oh. Questo poco di balsamo. Scusate. Voglio serbarlo per questa sera. Badi che non gli faccia male, eh? Male! Sapete, che cosa mi fa male? Che cosa? I vostri begli occhi! Oh, davvero? Come io sono innamorato di costei perdutamente! Mi spiace. Voi non avete mai provato amor per donne, no? Ma se lo provaste, compatireste ancora me? Allora, sono geloso, geloso come una bestia! La lascio stare accanto a voi! Sì, perché so chi siete, ma accanto ad un altro io non lo sopporterei per 100.000 doppie! Mirandolina! Mirandolina! Il marchese è pazzo. E voi l'avete fatto impazzire? Io? Far impazzire gli uomini? Sì. Con vostro permesso? E dove andate? Se permette, io non faccio impazzire proprio nessuno. Ah, via, dai, tornate. Mi scusi. Via, venite qui. Cosa vuole da me? Beviamo un sorso di vino. Presto, che me ne vada. Via. Sieda. In piedi, dai. In piedi. Faccio un brindisi che mi ha insegnato mia nonna. Viva Bacco e viva l'amore. L'uno e l'altro ci consola. L'uno passa dalla gola, l'uno va dagli occhi al cuore. Bevo il vino con gli occhi e poi faccio quello che fate voi. Se n'è andata. Maledetta! Maledetta! Maledetta lei, mi vuole fare cadere, mi vuole assassinare, mi vuole distruggere, ma non mi... Io me ne vado a Livorno. Io lo giuro, dove c'è una donna non ci metto più piede! Il conto! Voglio il conto! Qualcuno ha detto conte? Allora, come va? Meravigliosa amicizia e lei ha rovinato tutto.
un'innocenza tutta nuova, un'emozione che io non ho mai provato. Ecco perché partire va da Livorno, il conto, ho chiesto il conto, dov'è il mio conto? Signore, è vero che vuole il conto? Sì, sì, l'hai portato. No, ora la padrona lo fa. E la fa i conti. Vabbè, sempre ella. Anche quando era in vita suo padre, scrive e sa farti conto meglio di qualsiasi ragazzo di negozio. Ma... la perdoni? Va via così presto? Sì! Sì! Così voglio i miei affari. La prego ricordarsi del cameriere. So quello che devo fare, portatemi il conto. Lo vuole qui? Sì! Sì, lo voglio qui. Va bene! Sì, perché in camera sua c'è quel seccatore del marchese. Oh, fa l'innamorato. Ma può leccarsi le dita. Mirandolina deve essere mia moglie. Il conto. La servo. Sono tutti invaghiti di Mirandolina. Così poco. Questo è il suo conto. Ma la preziosa vivanda che mi avete cucinato oggi? Ciò che dono non lo metto in conto. Ah, regalato. Ma che avete? È del fumo negli occhi, delle flussioni. Flussioni. Via, facciamo così, Facciamo così. 4 paoli, Qua, via. Per lei. Meglio? Mirandolina? Mirandolina? È svenuta. Mirandolina, ma che si è innamorata di me? Ce dico così presto. Perché no? Cioè, non sono forse io innamorato di lei? Come siete bella. Solo che io non ho ampolle, non ho pozioni, non ho... non pratico donne. C'è qualcuno di là? Non c'è nessuno. Andrò io. Che Dio vi benedica. Ora è caduto affatto. Molte sono le armi con cui le donne inganniamo gli uomini. Ma quando sono ostinati, il colpo segretissimo è uno svenimento. Torna. Eccomi. Mirandolina, non è ancora rinvenuta, chiaro, mia Anna? Mirandolina, non partirò più, non rinviene. Mirandolina, non partirò più, resto qui. La spruzzo. Non partirò più, amore. Resta qui. Cavaliere! Che succede? Mirandolina! Ehi! Io l'ho fatta rinvenire! Me ne rallegro, signor cavaliere. Bravo, quel signore che non poteva vedere le donne. Cos'è, per caso siete caduto? Siete ce l'ha dato, ma ha macchiato il vestito di questa stanza! Voglio soddisfazione!
io. L'impresa è fatta. Il diluicuore è in fuoco, fiamme e cenere. Restami solo per compiere la mia vittoria e si renda pubblico il mio trionfo. A scorno degli uomini presuntuosi e a onore del nostro sesso. Obbligato a servirvi. Ma voi non siete obbligato a servirmi. So che per me queste cose le fate con piacere. Ed io non dico altro. Per me vi porterei anche l'acqua con le orecchie, ma vedo che tutto è gettato via. Come gettato via? Sono forse un ingrato? Voi non degnate la povera gente. Mi piace troppo la nobiltà. Povero pazzo, eh? Potessi dirvi tutto. Dai Fabrizio, andatemi a prendere un ferro. Ma soprattutto io con questi occhi. Forza, prendetemi un ferro. Va bene, vado, vi servirò, ma per poco. Con questi uomini più gli vuoi bene, più si fa peggio, eh? Cosa avete detto? Pigliatemi un ferro, Fabrizio. Va via, dai, compritemi. Lasciatemi stirare e pigliatemi un ferro. Va bene, però se io vi dico, veramente... Mi fate venire la rabbia, Fabrizio. Pigliatemi un ferro! Non ce la faccio più. Povero pazzo, eh? Ha da servirmi a suo marcio dispetto. E questo cavaliere, rustico come un orso, ora sarei padrona di fargli fare qualsiasi bestialità, perché è cotto, stracotto e biscottato. Ma siccome quel che ho fatto non l'ho fatto per mio interesse, ora voglio che affermi la forza delle donne, a costo di dire che sono interessate e benate. È caldo bene? È caldo, sì. Così fossi bruciato. Ah, che vi è di nuovo? Una boccetta, un'ambascia da signor Cavaliere. La raccomandazione di berne un poco, è spirito di Melissa. Ah, un regalo, quindi mi manda il medicamento dopo che sono guarita dal male. È una boccettina d'oro, il Cavaliere l'ha presa apposta. Sì, ridatele. Gliel'hai rimandata indietro? Mm-hmm. E perché gliel'hai rimandata indietro? Fabrizio, perché non voglio che poi si dica... Insomma, non parliamo d'altro. Ma dai, ma Mirandolina, non compatitevi! Fabrizio, lasciatemi stirare! Va bene, io vi lascio fare, veramente! Quando un ferro è caldo me lo portate, va bene? Non ce la faccio più! Mi do merito d'aver respinto la boccetta del signor Cavaliere. Questo significa saper fare, saper trattare con disinvoltura e buona grazia. In quanto ad accortezza non voglio che si dica che faccia torto al nostro sesso. Mirandolina. Signor Cavaliere, serva umilissimo. Come state? Benissimo. Mirandolina, devo dolermi di voi. Perché? Perché avete rifiutato la boccettina che vi ho mandato. Cosa voleva che ne facessi? Servirvene? All'occorrenza? Per grazia del cielo non sono soggetta ai disvenimenti. Quel che mi è successo oggi non mi era mai accaduto. Mirandolina, non vorrei essere stato io cagione di questo funesto accidente. Bene, penso di sì, che ella ne sia stata proprio la cagione. Io? Possibile? Sì. Mi ha fatto bere quel maledetto vin di Borgogna e mi ha fatto male. Ma come? È possibile? È sicuramente così. Nella sua camera non ci verrò mai più. Mai più? Mai. Dai, via, veniteci, vi troverete contenta. Fabrizio il ferro! Dai,
prendete questa boccetta. Io di regali non ne prendo. E l'avete pur preso però dal conte d'Alba Fiorita. Per non disgustarlo. Non volete disgustare me? Ma cosa mi importa lei che una donna la disgusti? Lei le donne non le può vedere. Grandolina, io ora non posso più dire così. Ma che ora fa la luna nuova? No. No, il mio cambiamento non è lunatico, è un prodigio della vostra grazia. Sì. Ridico. Rido. Ridi. Se burla di me non vuole che io rida. Ah, io vi burlo. Dai, via, prendete questa boccetta. Grazie, grazie davvero. Via, prendete questa boccetta. Fabrizio, il ferro! La prendete o non la prendete, questa boccetta? La gente cosa? Fabrizio! Son qua. È caldo bene? È caldo, sì. Ma che avete? Mi parete turbato. Niente. Datemi quell'altro ferro, se volete che lo metto sul fuoco. Avete male? No! In realtà mi pare che voi abbiate male. Ma via, dategli questo ferro! Che se ne vada! Gli voglio bene, sa. È il mio cameriere fidato. Tenetelo scaldato. Signora, padre. Presto. Che vita è questa? Gran finezza, con il suo cameriere. Cosa vorrebbe dire? Che si vede che siete in valigia. Io? In valigia di un cameriere? No, voi, no, no. Voi meritereste l'amore di un re. Del re di spada o del re di coppe? Basta scherzare, via. Parliamo seriamente. Parli, io l'ascolto. Non potrebbe smettere di stirare un po'? Scusi, mi preme allestire questa biancheria entro domani. Perché di questa biancheria me ne ho da servire. Invece di lei non posso far capitale di niente. Non mi tormentate più! Vi siete vendicate? Abbastanza! Io vi stimo, vi amo e stimo le donne che sono della vostra sorte, io vi amo. Sì, signore, glielo diremo. Oh, non si chiama di... No, 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 no. Voi meritate di essere servite. Ah, le viene male? Sì, sì, mi sento svenire. Tenga il suo spirito di melissa. Io vi amo, ve lo giuro. Ah! Scusi, ma l'ho fatto apposta. No, no, ma non è niente. Non è nulla, mi avete fatto una scottatura ben più forte. E dove? Qui. Fabrizio! Per l'amor del cielo, non chiamate colui! Mi serve un altro ferro. Aspettate! Fabrizio! Giuro, giuro, se viene colui io gli spacco la faccia! Adesso non posso più servirmi della mia gente. Chiamate un altro, ma non lui! Certo, mi pare che ella si stia avanzando un poco troppo. Sia l'amore. Cosa vuole da me? Amore! Compassione! Amore! Se ne va! Un uomo che non poteva vedere le donne! Non gli abbattere! Non gli credere! Maledetto il punto in cui ho cominciato a mirare costei! È fatta! È finita! È finita! Sono nel laccio! Non c'è più rimedio! È fatta! Cavaliere, voi! Mi avete insultato! Compatitemi! Fu un accidente! Una gocciola d'acqua mi ha macchiato il vestito! Torno a dire, compatitemi! Questa è l'impertinenza! Compatitemi! Terza volta! Sì, soddisfazione! Volete soddisfazione? Sì. Non volete compatire? No. E allora ve la darò, non ho soggezione di voi io, eh! Ho paura! Che questa macchia non voglia andare via! Questo è quello che mi fa andare in colla! Quando un cavaliere vi chiede scusa, cosa volete di più, eh? Ma via! Se non l'avete fatta apposta, lasciamo stare! Cavalier malnato! Questa è bella! A me è passata la collera, voi ve la fate venire! No, no, mi avete trovato in buona luna! Oh, io vi scompatisco perché sono male avete! Io i fatti vostri non li ricerco. Signor cavaliere? Siete innamorato! Sono il diavolo che ti porta! Giuro al cielo! Questo è l'impertinenza! Io sono chi sono e non mi si tratta così! E che non vorrebbe che si sapesse! Forse
non vuole che si sappia che è mio rivale. Quello che mi dispiace è che non so come fare da lì a questa madre. Ah, le donne sognano avere delle terre, degli spiriti. Se almeno trovassi... Toh, che bella boccettina! Che sia d'oro o di Princisbeck? Sarà di Princisbeck, se fosse d'oro non la lascerebbero qui. Se vi fosse l'acqua della regina, sarebbe buona per levare questa macchia. Dai, spirito di Melissa! Tant'è, tanto sarà buono. Voglio provare e voglio tenermi questa boccetta. Eccellenza! Ah, Fabrizio! Ma Fabrizio! Dove diamine la messa di quello? Cosa cercate dall'antuomo? Mirandolina! Ha lasciato qui una boccetta, ma non la ritrovo. Oh! Era una boccettina di Princisbeck! No! Era d'oro! D'oro? Sì! Ma come? Come la lasciare così una boccettina d'oro? Vostra eccellenza per caso la vedete? Io? No, non ho veduto niente io. No. Le dirò che non la ritrovo. Suo danno. Già. Doveva tenersela in tasca. Già. In tasca. Che cosa dice signora Marchese della bellissima novità? Quale novità? Il cavaliere selvatico, il disprezzatore delle donne, si è innamorato di Mirandolina. Ah, lo caro, lo caro! E se ella per caso gli corrisponde? Ma no, non può essere! Ella non farà a me questo torto, sa cosa ho fatto io per lei? Ecco, io ho fatto per lei assai più di voi, ma tanto è tutto gettato. Ma no, è tutto rovinato! A lui va la biancheria distinta. Beh, è servito in tavola prima di tutti. Sì. Gli intingoletti glieli fa ella con le sue mani, i servitori parlano. Ah, in quanto allo svenimento di prima, sì, quello è un segno manifesto d'amore. Sì, però lei non farà questo torto al mio stato, alla mia reputazione. Guardi che io non ho fin dato da bere il mio vin di Cipro, così prezioso. Ma il cavaliere, ma non avrà fatto con lei la minima parte di quello che ho, no, che abbiamo fatto noi. Ma non si preoccupi che anche egli gliel'ha regalata. Una boccettina d'oro. D'oro? Sì. Oddio, entro in impegno col cavaliere. Basta. Voglio partire subito da questa locanda indegna. Certo, andate, via, andate. Sa, signor Marchese, lei che è un cavaliere di così tanta sorte, io dovrebbe partire con me. Ah! Sì? Ma dove dovrei andare? Saremo da un mio compaesano. Ma non pagheremo nulla. Oh sì! Signor Conte, siete tanto amico mio che non posso dirvi di no. Verrò con voi, però prima di partire, ma che nessuno ci senta. Non c'è nessuno. No, anche i muri alle orecchie. Venite. Sì. Dovete sapere che il mio fattor di campagna è da tempo che mi ritarda dei pagamenti. Marchese, dovete dare dei soldi a Mirandolino. Sì, ma 12 zecchini! 12 zecchini! Bisogna che sono dei mesi che non pagate, Marchese! Signor Conte, non posso di qua partire senza pagarla! Certo. No, aspettate! Pure che ci penso, sono 13. Ah, beh. Vabbè, tanto 12 o 13, per me lo stesso. Voglio rendere lo zecchino anche al cavaliere. Oh, ma io non temete, ve li renderò subito. Servitevi pure. Sì, grazie. Sì. Per vendicarmi di costei tanto spenderei anche 1200. Voglio rovinare la sua locanda. Sì, rovinate. Sì.
E in quanto al cavaliere che ha saputo fingere per tradirmi, anche lui me ne renderà conto. Conto! Renderà conto! Conto, Conte! Andiamo da te! Sì, conto! Alla vendetta! Da questa parte! Oh, Dio! Mirandolina! L'amico è qui? Mirandolina, apritemi. Signor cavaliere, che comanda? Apritemi. Favorisca di andare nella sua camera. Mirandolina, apritemi adesso. Arrivano dei forestieri, or or sono da lei. Vada nella sua camera. Non volete aprirmi? Non volete aprirmi? Peggio per voi. Peggio per me se ti andassi. Se n'è andato, sì. Sarebbe bella che adesso Fabrizio non volesse più stare con me e volesse vendicarsi, ma io ho certe manierine, certe smorfie. Fabrizio! Eccomi, signora. Devo farvi una confidenza. Sono qua. Il signor cavaliere si è scoperto innamorato di me. Me ne sono accorto. Ah, ve ne siete accorto? Io non me ne sono mai avveduta. Ma come, non avete visto le smorfie che vi faceva mentre stiravate col ferro? E la gelosia che aveva di me? Io opero senza malizia, le cose le faccio con indifferenza. Adesso mi ha detto certe paroline che mi hanno fatto arrossire. Giusto perché siete una giovane sola, senza nessuno, senza padre, senza madre. Maritata, ciò non accadrebbe. Ecco, ho pensato proprio di maritarmi. Ecco, ricordatevi di vostro padre. Sì, me ne ricorderò. Picchia, Fabrizio, va alla porta. Chi picchia? Apritemi! È il cavaliere. Cosa vuole? Aspettate che io me ne vado. Perché? Di chi avete timore? Della mia onestà, Fabrizio. Apritemi! Non vi preoccupate. Vi difenderò io. Apritemi, o giuro al cielo! Ma che modi sono questi? In una locanda onorata non si fa così! Uomini, tira! C'è nessuno? Ma che rumore è questo? Dove? Mirandolina, dove? Io non lo so. La comirandolina non è niente. Maledetta! Cosa desiderate dalla padrona? A te non devo rendere di questi conti. Quando comando, voglio essere servito, pago per questo. Vostra signoria paga i suoi denari per essere servito nelle cose lecite e oneste. Non ha da pretendere che una signorina onesta... Cosa dici tu? Cosa sai tu? I miei affari li so io. Lo so io quello che ho detto a colei. Le ha comandato di andare in camera sua. Va via, briccone, che ti rompo il cranio. Meraviglio di lei. Non conviene ridersi delle debolezze altrui quando si ha un cuore fragile come il vostro, signor cavaliere. Intendete voi di che parli? Io non so niente. Ma parlo di voi, che con il pretesto di non poter soffrire le donne avete innamorato il cuore di Mirandolina, che già era mia vista. Io non parlo. Voltatevi a me, rispondete a me. Sono qui. Con qual fondamento? Il conte non sa di cosa si parla! Io vado via! Voi siete un venditore! Voi vi renderete conto! No, sì! No, no, sì! Amici, no, amici, no! No, no, voi siete troppo! No, no! Aspettate, ma caro conte, che importa voi che il cavaliere ami Mirandolina? Io l'amo! Sì, sì! Io l'amo! Sì. Non è vero e mentite! Ah, no, ma non sono io, sono dico! Chi lo dice? Io lo dico! Io lo dico e lo sostengo e non ho soggezione di voi! Sei innamorato? Io? Innamorato? Sì. Innamorato? Sì. Ho detto che non è vero. Quella signora. E neppure lei lo corrisponde. Sì, sì, si vede negli occhi. In che senso? Si vede negli occhi. Ma cosa sa? Sì, sì, perché dico che quando si vede si vede, quando non si vede non si vede. Ma cosa è? Signor cavaliere, non è innamorato di me, vero? E negandolo davanti a tutti mi mortifica, mi avvilisce. Fa conoscere la sua costanza e la mia debolezza.
confesso il vero. Ho tentato di innamorare il signor cavaliere. Sì, ma non ho fatto niente, vero signore? Ho fatto, ma non ho fatto niente. Non ho fatto, non capisce più niente, si confonde. Non ha coraggio di dire di no! Non ha coraggio di dire di no! Il signor cavaliere non è innamorato perché conosce l'arte, sa la furberia delle donne, delle parole non si fila, delle lacrime neanche, degli svenimenti. Ne ride, eh? Sono forse finte le lacrime? Sono forse mendaci gli svenimenti? Se fa finta di non saperlo, non lo sa. Una tal finzione meriterebbe un pugnale nel cuore. Se diri, altrimenti penseranno che è stato capito da te. Sì, lo è! Lo è! Lo si vede negli occhi! Cosa? Sempre con me ce l'avete! Signor cavaliere, non è innamorato. Posso provarlo. Bisogna disingannarlo. No, non vi è questo bisogno. E invece no. Sì. Il più alto segno d'amore è la gelosia. E chi non ne soffre, certamente non ama. Quindi se il signor cavaliere fosse innamorato di me, non potrebbe soffrire che io fossi di un altro. No. Oppure di un altro ancora. E invece lo soffrirà. Insomma, di chi volete voi essere? Di quello a cui mi ha destinato mio padre. Parlate di me. Fabrizio, davanti a questi cavalieri, vuol dare la mia mano di sposa. Sposatevi, avanti, tanto. Ma sì. Sì, meglio un uovo oggi che una gallina domani. Cosa dice? Ma cosa si dice? Ma sposatevi. Chi lo dice? Goldoni. Sposati a chi vuoi tu. Fallo, tanto so che voi mi ingannaste, tanto so che trionfi dentro di te d'avermi avvilito. Guarda, meriteresti che vi strappassi il cuore e lo portassi in mostra alle donne lusinghiere, alle donne ingannatrici. Questo però sarebbe un doppiamente avvilirmi. E allora fuggo, me ne vado dagli occhi vostri. Maledico le vostre lusinghe, maledico le vostre menzogne. Vabbè, voi mi avete insegnato quale infausto potere abbia sopra di noi il vostro sesso. Ed ho capito che per vincerlo non basta disprezzarlo. No, conviene fuggirlo. Piano signora, voi vi divertite tanto a far innamorare la gente in questa maniera e credete che io vi voglia sposare. Via, qua c'è stato uno scherzo, una pizzeria, un puntiglio. Sì. Ero una ragazzina, non avevo nessuno che mi comandasse, ma adesso che mi sto per maritare so io quel che fo. E che cosa farete? Signori, ora che mi sto per maritare non voglio più protettori. Ma... Non voglio denari, non voglio regali. Sì. Mi sono divertita ma mi sono arrischiata un po' troppo. Perciò, ecco voi, mio marito. No, piano, signora. Dammi la mano, Fabrizio. No, prima vorrei che venissimo ai nostri patti. Patto è questo, o mi dai la mano o te ne vai al tuo paese. Va bene, tenete la mano, ma poi... Poi sarò sempre vostra, sempre l'anima vostra. Finalmente. Chiede ai signori di provvedersi di un'altra locanda. Oh, ora so che la mi vuol bene. Io me ne vado. Basta. Mirandolino, ovunque voi siate, assicuratevi della mia stima, eccetera, eccetera. Marchese, andiamo, forza. Andiamo. Sì! Forza. Vi sento! Mirandolino! Io parto, ma in ogni luogo fate capitale della mia protezione. Arrivederci, Fabrizio. Vado. No, ma... Mirandolino! Sì? Avete voi perduto una boccettina d'oro? Sì. L'ho io ritrovata! Eccola! Ve la regalo! Grazie! Partirò, ma fate pur sempre capitale della mia protezione! E signor Conte, fuori. Andiamo! Cambiando stato, voglio cambiare costume. E loro signori profittino di quanto hanno veduto, in vantaggio e sicurezza del loro cuore. E quando mai si trovassero in occasioni di dubitare, di dover cedere, di dover cadere, ricordino le malizie imparate oggi
E ricordino anche la locandiera.